sempre. L'approccio con 18 punti subiti in 4 minuti e 30 è sbagliato, anche se loro veramente hanno fatto 8 su 8 con almeno 3 canestri difficili, però degli altri completamente regalati e non abbiamo difeso quelle cose che ci eravamo permessi di fare. Poi è chiaro che quando un giocatore trova un canestro libero è più facile che entri in partita, infatti dopo anche Capitanelli ha fatto dei canestri difficili, tipo prendendo la palla, girandosi e tirando in velocità, quelli sono canestri insomma, difficili anche da ostacolare, perché comunque è un giocatore di 1,08 m. Gli errori sono stati fatti prima. Poi diciamo che la difesa, la nostra difesa uomo, pian pianino si è messa a posto e sono abbastanza soddisfatto del lavoro difensivo, a parte il discorso che non facciamo fare, cioè noi non finiamo un quarto con un bonus e anche la gestione dell'ultimo minuto con 5 punti di vantaggio, con 6 punti di vantaggio c'era sul time out, non dobbiamo prendere tiri da 3 punti, appena loro ricevono, cioè non facciamo fallo sul gioco senza palla perché potremmo prendere un trisportivo, ma appena un giocatore riceve la palla che la mette per terra e inizia ad attaccare, spendiamo un fallo, cioè giochiamo con il cronometro, abbiamo 3 falli da spendere, invece Bruni è arrivato al ferro, poi è andata bene, Granato non ha fischiato, rimessa per loro, Gerardo ha tagliato il blocco, invece che inseguirlo ha preso un tiro da 3, cioè sono errori che si possono pagare a caro prezzo. Senza considerare alcuni falli non spesi in mezzo alle transizioni loro, cioè quando sbagliamo un canestro o siamo accoppiati male che gli altri vengono giù in transizione, lì dobbiamo fare fallo a metà campo, non antisportivo, però a fare fallo. La loro mentalità difensiva si è vista anche nei tanti sportivi che pur di non farti segnare un canestro facile ti vengono addosso, invece noi siamo ancora troppo teneri. Poi dopo e questo è perché la pallacanestro in DNB è molto agonistica e dobbiamo adattarsi e diventare più cattivi, anche se ripeto, considerando i 18 punti presi nei 4 minuti e mezzo, dopo nei restanti 35 abbiamo lavorato discretamente in difesa, hanno fatto anche canestri di notevole qualità, con delle bombe da 9 metri, dal palleggio, insomma, bravi loro, ecco, questo è. E quindi è l'aspetto mentale della cattiveria agonistica che dobbiamo migliorare. Poi dopo qui in casa, con la nostra gente, comunque noi siamo sempre a... Anche quando soprattutto non chiamiamo giochi, perché comunque abbiamo qualità e sappiamo dove andare, se non fermiamo la palla troviamo sempre dei buoni tiri. Abbiamo trovato dei vantaggi a buttare la palla in post basso e poi da lì, sui loro aiuti, ributtarla fuori, abbiamo trovato dei tiri o dei canestri di carodi sui tagli, ben fatti, comunque... La percentuale ai liberi che adesso qua non ho ancora vista, vabbè. O peggio, pensavo peggio, penso quelli alla fine. E poi nei primi due quarti non benissimo sui rimbalzi difensivi, però sembra quasi che in casa ci voglia sempre del tempo prima di entrare con la cattiveria giusta. 18 punti in 5 minuti, 4 minuti e mezzo sono tanti. Poi è vero che tante volte gli altri tirano da liberi e sbagliano e magari la partita prende un'altra piega, però noi dobbiamo essere più pronti. E poi, vabbè, questo non è sempre la prima partita dopo la sosta, è sempre un incognito, perché non sai, ma poi avevamo un giocatore nuovo da inserire, sono contento del suo apporto, chiaramente non mi sono fidato tanto perché ha fatto solo 2 allenamenti e in una partita così agonisticamente intensa la conoscenza reciproca tra i giocatori è importante, magari lui poteva non essere pronto perché si conosce poco con i compagni, quindi non ho preferito non rischiarlo un po' triste nella seconda parte di partita. Poi finita l'andata, le abbiamo incontrate tutte, siamo primi, dai, pari merito, insomma, dai, sapendo che c'è. Può essere anche una cosa positiva, che ci sono tante cose da migliorare e quindi soprattutto l'aspetto della cattiveria agonistica, perché nella DNB la cattiveria agonistica è più importante della tecnica e del talento. Qui se ci sono domande. A posto?
Posto? Ciao, buon anno a tutti. Grazie.